Buongiorno e buon lunedì 9 marzo. Vorrei tanto parlare in questo mio canale di cose non pesanti, non angosciose, già quando si aprono i giornali, giustamente, quando si accendono i canali televisivi che non parlano di calcio o di sport, sale veramente la preoccupazione. Certo, volevo essere positivo, sereno, ma dopo aver visto il Milan di ieri, in un'atmosfera incredibile, irreale, silenziosa, arrivare Viale Caprilli, di solito ricco di bandiere, di macchine, di clacson, vuoto. Arrivi al parcheggio, non ti controlla nessuno, vuoto, un piccolo controllo e poi vai, tutto deserto. Ti avvicini, tutto deserto, sali e lo stadio è vuoto mentre i giocatori si sente il tac del battito della scarpa, del cuoio sul pallone. E poi c'è la partita, questi 90 minuti che mi sono passati via come nulla. Un Milan che anche fraseggiava bene, ma senza essere concreto, senza finalizzare nonostante le occasioni. Ma questa è la partita di ieri. Queste immagini di Ivan Gazidis da solo, senza Boba, senza Maldini, emblematica. Un Ivan Gazidis là. Da solo, rimasto unico dirigente, era partito con Leonardo, poi con Leonardo e Maldini, poi con Maldini e Boban, adesso unico dirigente. E in campo, qual è la cosa che adesso mi preoccupa? Ho visto la prestazione di Zlatan, pur essendo sempre il cardine, il fulcro di ogni manovra, ecco, sono preoccupato perché se per caso, e io mi auguro di no, Zlatan dovesse mollare un attimo, visto che chi l'ha portato, Boban e Maldini in questo momento, uno licenziato, l'altro ovviamente si dice destinato magari alla fine anno ad andarsene, questo si dice. Se Boban se n'è andato, dicevo, se Maldini non è in questo momento presentissimo e Zlatan Ibrahimovic avverte questo senso di temporaneità della sua carriera rossonera, della sua seconda carriera rossonera, di questo suo, si divenisse questo suo malessere improvviso, e allora c'è veramente da preoccuparsi. Perché Zlatan Ibrahimovic è il trascinatore di questa squadra, è il collante. Se Zlatan Ibrahimovic non crede più profondamente anche alla possibilità, poteva essere uno stimolo, la possibilità di rimanere qui il prossimo anno e dovesse inconsciamente mollare, allora ho paura che si trascini dietro tutti i ragazzi, quelli che chiamava Allegri ragazzotti, e il Milan ora farebbe veramente fatica. Io parlo sempre come se il campionato continuasse, non voglio pensare ad altro, io parlo normalmente, voglio la normalità e quindi parlo della partita di Lecce, poi la partita di Roma, parlo del futuro. Io parlando del futuro ci fa venire meno angoscia del presente. Allora io parlo come se il Milan, il campionato continuasse, assolutamente continuasse. Penso già a Lecce. E allora penso a un Milan senza il carisma, allo stimolo di Ibrahimovic. Allora Ivan Gazidis, dopo aver parlato con il gruppo, si è letto ieri che ci sarebbe stato forse un contrasto, una discussione, non so come chiamarla perché non c'ero tra Gazidis e Ibrahimovic. Bene, se Ivan Gazidis, come dicevo, rimasto solo in questo momento in quella metaforica tribuna di San Siro o in quel metaforico ufficio di Casa Milan, ecco, una mossa la deve fare. Se vuole salvare il Milan da un finale di stagione urfido, complicato, che danneggerebbe tutto il bene, non il tantissimo bene, ma il bene che il Milan ha fatto di buono in questa stagione, per onorare anche la serietà del suo allenatore Pioli, Ivan Gazidis deve parlare subito con Ibrahimovic. Ivan Gazidis deve parlare subito con Ibrahimovic. Ibrahimovic deve essere stimolato, se si crede a Ibrahimovic, però se non si crede a Ibrahimovic, saranno delle, e Ibrahimovic se ne accorge, saranno delle settimane veramente pesanti per il Milan. Allora mio consiglio, Ivan Gazidis deve parlare con Ibrahimovic, sperando che di ritrovare lo Zlatan Ibrahimovic che è arrivato convinto di rimanere qua 6 mesi, ma magari
un altro anno, perché se Zlatan Ibrahimovic, a Zlatan Ibrahimovic vengono dei dubbi sul presente e soprattutto sul futuro, credo che per il Milan, io che voglio essere positivo e sereno, credo che per il Milan diventi veramente complicate le prossime settimane. Quindi primo punto per salvare il salvabile di questa stagione che si avvia complicata, problemi in società, subito risultati negativi, Gazzidis deve parlare subito con Ibrahimovic, se crede a Ibrahimovic, altrimenti per il Milan sarà veramente complicato. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Calcio.